Lombardia, Alessandro Lovati. Siamo con le immagini nella sala conferenze dell'hotel Le Robinie di Solbiate Olona, dove è tornata a svolgersi a distanza di un anno la festa dei campioni organizzata dal Comitato Regionale Lombardo della Federazione Motociclistica Italiana. E di fronte ad una platea gremita di premiati, il presidente del Comitato Lombardo, dottor Alessandro Lovati, ha aperto la cerimonia presentando i numeri ancora una volta al record ottenuti nel 2010. Infatti il Comitato Lombardo, che ha vantato lo scorso anno ben 330 motoclub affiliati, ha raggiunto la considerevole cifra di oltre 30.000 tesserati. E tra i molti ospiti, tante le personalità del mondo sportivo, quali il presidente del CONI regionale Lombardo, Pierluigi Marzorati, ex grande del basket, il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Paolo Sesti, con i consiglieri Bidorini, Colombo e Gualdi, oltre ad alcuni esponenti del mondo politico da sempre vicini ai motociclisti. Infatti non sono voluti mancare il senatore Torri, l'assessore provinciale De Bernardi Mattignoni, il dottor Tatarella in rappresentanza dell'assessorato turismo della regione Lombardia. Ed è proprio di turismo, logicamente su due ruote, che ha parlato il presidente Lovati, il quale ha annunciato per il 2011 una serie di iniziative mototuristiche in stretta collaborazione con l'assessorato regionale Lombardo per rilanciare questa importante fetta di turismo che ogni domenica si ritrova nelle manifestazioni su due ruote, manifestazioni che, a detta del presidente, devono cambiare, devono trovare nuove formule, devono coniugare il turismo con l'enogastronomia e le tradizioni regionali lombarde. Questo è il nuovo volto che la federazione vuole dare al turismo, almeno per quanto riguarda i programmi della Lombardia, nel 2011. Tantissimi premiati in tutte le discipline, con il settore enduro a farla da padrone, come sempre, e non poteva essere altrimenti, vista la vocazione sportiva lombarda per quella che un tempo si chiamava regolarità. Ma altrettanto numerosi i premiati nel reparto turismo, che pur non appartenendo al settore prettamente sportivo, contribuisce in larga misura a sostenere il tesseramento della regione Lombardia. Molto attivo e numerosi gli iscritti anche nel settore motocross, con tanti motoclub impegnati nell'organizzazione di gare, ma anche nella formazione sportiva specifica dei giovani. Così come il settore trial, che oltre ad avere un grande numero di seguaci in Lombardia, ha portato e porterà nuovamente manifestazioni mondiali nella nostra regione. Andiamo ora a sentire il parere di alcuni tra gli ospiti intervenuti, iniziando dal più alto in grado, ovvero il presidente federale nazionale Sesti, per chiudere, dopo gli altri ospiti, con il commento finale del padrone di casa, dottor Lovati, presidente del Comitato Regionale Lombardo. Beh, certamente anche quest'anno 2010 la Lombardia ha proseguito il suo trend di sviluppo, ma non solo e non tanto per il numero dei tesserati e licenziati, ma soprattutto per la grande attività che svolge in ogni settore e che sicuramente quest'anno riusciranno ancora ad incrementare. È una regione molto ben organizzata, che funziona molto bene, e io spero sempre che altre regioni prendano esempio da questa struttura che funziona molto bene. Si è parlato di trial tra i successi della regione Lombardia, e parlando di trial in Lombardia non si può non dare la parola a Motoclub Lazzate, uno dei motoclub più attivi in questa disciplina. Il presidente Donato Monti cosa ci racconta per quanto riguarda i suoi programmi nel 2011? Allora, i programmi immediati è il campionato mondiale indoor al Forum di Assago, dove il 19 di marzo, dove ci saranno i migliori piloti, e poi sappiamo tutti che è la prova conclusiva del mondiale 2011. Poi abbiamo in programma tre campionati italiani indoor e un campionato italiano di air trial. Due campionati regionali, uno a Lazzate e uno a Paspardo, una gara di all trial sempre a Lazzate e un campionato italiano di bike trial, sempre nella nostra area
che abbiamo e che stiamo cercando di arricchire ancora con dei nuovi ostacoli. Tanti piloti nel suo motoclub, anche nella massima categoria di trail, chi è confermato quest'anno? Allora, i piloti della TR1 sono confermati tutti, cioè da Matteo Grattarola a Michele Orizio, poi abbiamo Francesco Iolita e Andrea Mazzocchin. Invece si stanno arricchendo le fila nella TR2, che non sto qua ad elencarli tutti perché è un bel gruppo e ne sono aumentati parecchi. E non è voluto mancare a questa festa Alessandro Gualdi, volto noto dell'enduro ma oramai distante perché in consiglio di presidenza, ma dell'enduro ha lasciato il cuore. Per il 2011 cosa bolle in pentola per questa importante disciplina per la Lombardia? Ma l'enduro per la Lombardia credo che sia una fetta molto importante, una cosa molto molto sentito, cioè l'enduro è della Lombardia, poi fortunatamente si è spostato anche in altri posti d'Italia ma rimane comunque ben impostato in Lombardia, per cui è una regione enduristica che però ho visto anche oggi che si stanno organizzando su tutti i fronti, per cui a far compagnia all'enduro anche le altre discipline, comunque un enduro molto vivo. E siamo con il presidente Alessandro Lovati, presidente del Comitato Regionale della Lombardia, un comitato che anche per il 2010 ha infranto ogni record. Presidente, il segreto? Il segreto è quello di lavorare per gli altri, la nostra soddisfazione è la soddisfazione degli altri. Impensabile lavorare cercando di fare quello che piace a noi. Noi cerchiamo di fare quello che piace agli altri e questo è il segreto del successo. 30.000 soci, 330 motoclub. Tradotti in chiave politica direi 25.000 famiglie e 300 località in Lombardia, non sono poche. Per il 2011 ci sono ancora cose importanti, cosa ci dice? Sicuramente l'attività turistica è al centro dell'attenzione insieme all'attività sportiva, il trail ripeterà l'esperienza di quest'anno incentivandola così come tutte le altre discipline. Spingeremo sulla supermoto che ha qualche problemino anche a livello mondiale, daremo una mano a risolverlo, spingeremo sulla minimoto che purtroppo non sta andando molto bene a livello nazionale, ma noi qua in Lombardia abbiamo qualche chance da giocare e la giocheremo nel 2011, quindi credo che anche il 2011 sarà una stagione sicuramente interessante e importante.